l'artista X a un certo punto, per magari anche volere di produzione, potrà voler cambiare musicista, potrà voler cambiare batterista, potrà voler cambiare chitarrista. Se voi avete un progetto vostro, nessuno vi cambierà mai. E se riuscite a esprimervi, quell'espressione sarà sempre l'espressione più grande di voi. Ciao, tu sei? Ciao, sono Andrea Iannicola. Che strumento suoni? La chitarra. In che anno ti sei diplomato per 100 musiche? Allora, credo fosse 2008 o 2009, però diciamo 2009 così, la buttiamo lì e l'accendiamo. Quali sono state le tue esperienze professionali di maggior rilievo? Allora, so parecchie, devo un attimo fare una cernita. Io partirei da quelle più recenti e che sono anche le più importanti. Quindi, l'anno scorso abbiamo partecipato a Sanremo Giovani con Gabriella Martinelli, che è una cantautrice con cui collaboro da anni, e anche come autore e come compositore. Quindi siamo arrivati sul palco dell'Ariston, è stato bellissimo, tra l'altro insieme a Lula, che è anche una ex allieva di Percento. Quindi adesso si aprono strade, stiamo facendo un nuovo disco, nuovi pezzi. Poi per quanto riguarda altre attività concertistiche, per esempio ho suonato 7 anni con Enrico Capuano e la Tamburiata Rock, che è stata un'esperienza fantastica, perché abbiamo fatto tantissimi tournée anche all'estero, abbiamo fatto il primo maggio a San Giovanni, 7 tournée in America, una tournée in Europa, tantissimi concerti in Italia. Poi che dire, rock con il mio gruppo, il Grido. Close Away, Tony Esposito, il grande Tony Esposito che chiamava con Pino Daniele, il Giannista addirittura in ambito super pop, tornare a Sanremo, tante, Greta Panettieri nell'ambito jazz, tanta musica brasiliana anche. Io sono contento delle mie esperienze lavorative perché sono state tante e sono state molto varie, tantissimi stili, tantissimi stati, continenti, e sono riuscito a toccare tante cose proprio con mano, tanti stili diversi, tante persone ho conosciuto e ho avuto la fortuna di avere sempre dei buonissimi rapporti umani anche con le persone con le quali ho lavorato. A proposito di persone conosciute, ma nel Grido c'è qualche faccia nota da queste parti o sbaglio? Praticamente tutti. Allora c'è Giuseppe Di Bianca, che è il nostro fantastico insegnante di canto, Davide Costantini, che insegna basso qui, e Lorenzo Scuri-Vampini, che invece si è diplomato qui. Tra l'altro, per uscire il nostro ultimo lavoro, che ci vede impegnati in studio proprio questi giorni qua, quindi io non lo so se tra poco litigheremo e forse se passa Giuseppe di qua magari ci insultiamo, però per adesso sì, siamo tutti qua ancora. Quali elementi pensi siano stati più importanti nello svolgere vari lavori di cui ci hai parlato? Allora, ripeto, per la mia esperienza l'elemento fondamentale è stato proprio l'utilità, sotto ogni punto di vista, e il fatto di saper approcciarmi più o meno a ogni genere, perché ho lavorato veramente in tantissimi campi, dal jazz all'hard rock, dal pop, super pop, alla musica invece folk e popolare. Quindi quello e saper anche maneggiare le diverse chitarre, le diverse tipologie di chitarre, la chitarra acustica, la chitarra classica, la semiacustica, piuttosto che l'elettrica, insomma. Questa è stata la cosa che credo mi abbia aiutato di più. Quale consiglio vuoi dare ai ragazzi che adesso stanno studiando per diventare un professionista come te? Allora, mi riallaccio alla risposta che ho dato precedentemente, e il consiglio mio appassionato è proprio questo. Non limitatevi a una sola sfaccettatura, a un solo lato del vostro strumento. Non vi innamorate di un solo lato dello strumento e della musica stessa, perché in ogni caso la musica vi ripagherà dell'amore che voi le darete, nel senso che anche se per un periodo andrete in fissa con l'etno, folk, giamaicano, l'elettronica rumena, cioè ogni cosa farà parte del vostro bagaglio, e in maniera inaspettata la ritirerete fuori nei lavori che farete, nelle cose vostre che farete. Questo è sicuramente uno dei consigli più importanti che sento di darvi, quindi non limitate mai la vostra conoscenza, il vostro studio e i vostri ascolti, soprattutto musicali. Apritevi a tutte le varie sonorità che il vostro strumento può avere. Una chitarra, come una batteria, come un basso, non ha un solo tipo di suono che è quello che vi piace in quel momento. Io vi assicuro che nel corso degli anni i suoni che vi piaceranno cambieranno. A un certo punto vi comincerà a piacere proprio un altro tipo di musicista, un determinato tipo di strumento, quindi a seconda di come quel musicista maneggia quello strumento. Quindi è quello che poi succede a
tutti noi musicisti durante la carriera, per cui non precludetevi nulla dal punto di vista proprio del sound che voi dovete tirar fuori dal vostro strumento e da voi stessi. Un'altra cosa che sento di dirvi è questa: io dopo tanti anni in cui ho lavorato molto per conto di altre band, comunque da turnista diciamo, adesso mi trovo in una situazione in cui invece sto portando avanti solo progetti miei, inediti, cose che scrivo, cose che arrangio, cose che compongo, e questo è uno degli altri consigli che sento di darvi, cioè non appiattite il vostro essere artisti all'esecuzione, al tecnicismo, alla cover, allo studio estremo di un dato aspetto, ma portate avanti anche il lato creativo, sempre, perché il lato creativo è una cosa vostra che nessuno vi toglierà mai. L'artista X a un certo punto, per magari anche voleri di produzione, potrà voler cambiare un musicista, potrà voler cambiare un batterista, potrà voler cambiare chitarrista. Se voi avete un progetto vostro, nessuno vi cambierà mai, e se riuscite a esprimervi, quell'espressione sarà sempre l'espressione più grande di voi, al di là dei lavori che farete per conto di altri. Però il mio consiglio è quello di lavorare a un progetto vostro. Allora, siamo curiosi di sentire il tuo progetto per capire chi si nasconde dietro questo musicista eclettico e dietro quella folta chioma. Intanto dacci uno spoiler: chi è l'Andrea Iannicola musicista? Che musica ascolti per pura passione? Allora, io sono un po' un musicista particolare, nel senso che non amo ascoltare proprio chitarristi, ecco. Perlomeno dopo un po' mi stancano, sono più per generale, e quindi la chitarra deve essere al servizio della musica. Sembra una cosa banale, ma uno dei miei gruppi preferiti in assoluto sono i Radiohead, quindi da lì già vi posso aprire un mondo su questa cosa. Poi ho un passato invece rock e grunge, quindi dai Nirvana, i Perfect Circle, che sono una delle mie band preferite in assoluto. E adesso invece, come tutti, un po' del resto, sto virando un po' sull'elettronica come gusti. Quindi in macchina, per esempio, mentre stavo arrivando, ascoltavo James Blake, l'ultimo disco suo, che veramente notevole. Allora accettiamo il tuo consiglio, ci andiamo ad ascoltare James Blake mentre aspettiamo il tuo disco che arriverà. Allora, dovrebbe uscire tra gennaio e febbraio, accordi con le varie case discografiche permettendo, Covid permettendo, però tra gennaio e febbraio, e sarà una nuova versione proprio in base a quello che dicevamo prima, in cui i gusti cambiano, i musicisti si evolvono, sarà il grido in una nuova versione. E quindi anche, ecco, io, Davide Costantini, Giuseppe e Lorenzo ci noterete in una nuova veste, ecco, sarà molto bello, sarà molto interessante. Allora aspettiamo anche questo video, dove mi sembra capire vi vedremo in bikini un po' del genere. Buon lavoro, grazie, a presto.